Ciao bambini, come state? Allora, oggi siamo a martedì e a martedì vi ricordate che cosa facciamo tutti i martedì? È il nostro giorno di arte, vero? Ok, ma prima vi svegliamo Leonardo insieme, siete pronti? Leonardo? Leonardo? Ah, eccolo qui. Eccolo, buongiorno bambini. Sì. Ok, allora, Leonardo vi chiede se vi ricordate dov'è che siamo adesso. Prima eravamo in Nord America, ora siamo passati dove? Al Sud America. Un bel viaggione, ha fatto Leonardo. E chi è che aveva incontrato? Millo, vi ricordate? La nostra percussionista. Beh, adesso Leonardo ha incontrato qualcun altro. Chiediamo di chi, Sì? Ok. Ah, ok. Va bene. Allora, Leonardo ci ha dato un messaggio. Cioè, più che un messaggio, ci ha lasciato qualche notizia su chi ha incontrato questa volta. Vediamo dove è arrivato. Ah, in Argentina. Bambini, vi ricordate di Romero Britto? Ci sta chiedendo Leonardo. Vi ricordate quell'artista specializzato in pop art che dipingeva usando tante fantasie diverse per un dipinto solo? Vi ricordate? Ci abbiamo provato anche noi a fare cuori, gelati. Ecco. Oggi vi presento una nuova artista pop art, Marta Minujín. Eccola qua. Guardate un po'. Marta è una degli artisti più famosi dell'Argentina. Per fare le sue opere usa oggetti, quindi non dipinge, usa oggetti come materassi, scatole di cartone, bottiglie di plastica o cannucce. La sua particolarità è quella di usare colori molto accesi. Ah, guardate un po', Leonardo ci ha dato anche altre immagini. Guardate un po', eccola qua. Guardate. Cosa sono? Tipo cuscini colorati. Vedete come sono accesi i colori che usa? Guardate, ecco qui. Vedete, fantasie diverse, colori molto accesi. Guardate qua. Bene, oggi abbiamo conosciuto Marta e faremo un'attività insieme, anche noi, proviamo a fare un quadro pop art, però usando oggetti, non dipingendo e colorando come l'altra volta. Ok? Ciao bambini!